Buongiorno, una giornata molto mite e carina per un outfit of the day e forse anche un face of the day. No, forse, sì, sicuramente anche un face of the day. Allora, c'è un vestitino in questo outfit of the day, è un vestitino che proviene da un negozio no name, no brand italiano, semplicemente. Poi sotto ci sono i leggings, poi ci sono le scarpe viola, stavolta senza calze. E uno si può chiedere: ma perché ti ostini con questi leggings? E perché ti ostini con le scarpe che sono scarpe da primavera, da inverno, da signora vecchia, da quello che vi pare? Mi ostino perché mi ci trovo comoda, evidentemente, perché questa è una formula che va bene con i cambiamenti repentini di tempo. E quindi io mi ci trovo molto bene, ecco, perché si può togliere, si può mettere, si può evitare di congelarsi quando tutto a un tratto da 22 gradi la temperatura scende a 12 e niente, così si sta comodi. E sotto questo vestito c'è una canotta, forse riuscite a vedere, c'è una canotta rossa. Perché questo vestito ha il difettuccio, nonostante qui ci sia una specie di sottoveste sotto il vestito, sottoveste cucita insieme al vestito, ha il difettuccio di essere enormemente trasparente. E siccome questa cosa non ci piace, allora almeno dalla parte di sopra io ho messo sotto una canottierina rossa. Poi giro la fotocamera. E mi avvicino anche un pochino per parlarvi della faccia. Accessori non c'è granché perché ci sono questi orecchini che sono orecchini con delle perline che ho comprato l'anno scorso in un negozio italiano che si chiama Piccole Pulci. E poi c'è questo bracciolino che ormai vi faccio vedere sempre perché io mi abituo facilmente alle cose, specialmente alle cose di chincaglieria. Mi abituo, me li metto e poi vado così e poi proseguo così per un mese, 2 mesi ininterrottamente. Che cosa c'è sulla faccetta? Allora, sulla faccetta c'è un burro cacao della Everyday Minerals usato anche come blush. Allora, un momento, adesso vi parlo bene di tutta la questione. Questo è il burro cacao della Everyday Minerals, il colore è il colore che si chiama Fauna. Qui io ho attaccato l'inci di questo burro cacao, però vedete l'inci sbuca un po' fuori perché in realtà l'inci era attaccato all'incellofanatura del tubettino del burro cacao e quindi io poi molto con cautela ho staccato l'incellofanatura e l'ho attaccata qui sul burro cacao, ma mi sono dimenticata, cioè non l'ho ancora fatto, non è che mi sono dimenticata, di accorciare un pochino questa parte della plastica, quindi questo è l'inci del burro cacao della Everyday Minerals. Il colore Fauna è un colore molto molto delicato, anche questo è un colore tendente allo scuro, però poi siccome questi sono semplicemente puro cacao colorati, quindi la colorazione è minima. Vi faccio vedere un pochino sulla manina. È un colore veramente molto molto carino, questo è il colore. Come ho applicato questo colore? Allora, due diversi tipi di applicazione e mi sono portata il pennello, i pennelli apposta per farvi vedere l'applicazione. Dunque, un tipo di applicazione, questo è il Petit Stippling 122 di Zoeva, questo pennello che vedete infatti è sporco. Un tipo di applicazione è semplicemente fare così sul bullet del burro cacao e poi distribuire il colore sulla guancia. Un'altra possibile applicazione invece è fare delle strisce così un pochino diagonali di colore e poi distribuire con il pennello. In tutti e due i casi viene un effetto molto 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 carino. Poi questo richiudiamo. Togliamo il pennello e che cos'altro ho sul viso? Sul viso ho un altro prodotto della Everyday Minerals che è questo. È un Everyday Minerals sezione Cheek, si chiama Waffle Cone. In questo periodo, in questi giorni, sto mettendo in continuazione questa specie di combo. Il combo è burro cacao della Everyday Minerals con sopra il prodotto qui da guance. Di questo colore, in questa tonalità, perché mi permette di evitare di mettere la cipria per fissare il colore morbido del burro cacao. Il colore morbido del burro cacao non ha bisogno di essere fissato in realtà, perché rimane lì.
Però io lo fisso nei giorni a rischio caldo, perché nei giorni a rischio caldo c'è il rischio di sudare e il prodotto un pochino grasso, un pochino cremoso del burro cacao colorato sulle guance, potrebbe semplicemente impappare il tutto nel caso io mi ritrovassi a sudare, ma io mi trovo raramente a sudare in faccia, quindi infatti tutte queste precauzioni sono più che altro per vezzo, perché mi piace usare i prodotti della Everyday Minerals. Allora, vi apro finalmente questo affare e vi faccio vedere com'è, sperando che la videocamera riesca a farvi vedere com'è fatto questo blush, che è un blush troppo troppo carino, mi piace troppo. Allora, ne metto un po', è un blush brillantinato, ne metto un pochino, ne ho messo tanto qui sulla mano e lo spando. È un blush brillantinato, leggermente rosato, marroncino, è fantastico. Secondo me sta bene a tutti i tipi di pelle, è a malapena accennato, ci sono dentro dei brillantini che però poi spandendosi non si vedono più e si fondono con il resto del viso. L'effetto è bellissimo, non so che cosa vedrete voi adesso. È un blush che è molto difficile far vedere in fotocamera, in videocamera, in video. Ed è un peccato perché in realtà è un blush veramente molto molto carino, ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Poi tra l'altro è tutto vellutato e cremoso ed è veramente un capolavoro di blush. E questo blush l'ho messo sulle guanciotte appunto per fissare il burro cacao colorato con un pennello della Everyday Minerals, che è questo. Quindi ho preso un pochino da qui e poi ho fatto così. Penso che si veda molto bene, si vede benissimo la scia di colore. Io sono molto contenta con questi prodotti della Everyday Minerals. Diciamo che in questi giorni sto proprio procedendo, truccandomi con queste cose, così, con burro cacao colorato, prodotto per guance, pennello della Everyday Minerals e poi c'è questo pennello della Zoeva che è un po' un intruso, però noi lo accettiamo lo stesso. Come dire, e poi niente, basta. Questo outfit è finito con la faccia del giorno che è finita anche. L'unica cosa che volevo ancora dire è sulle unghie, sulle unghie, sulle unghie, sulle unghie, c'è Playa del Platinum, che è uno smalto di essi, ed è uno smalto di essi che mi è venuto voglia di mettermi sulle unghie, mi è venuta ardentemente voglia di mettermi sulle unghie, grazie a Lucy, che nelle ultime 2 settimane in un paio di video aveva questo smalto. E questo smalto è uno smalto che mi piace molto, che mi è sempre piaciuto molto e che però raramente mi metto, non so perché, è un po' liquidino nell'applicazione, però come tutti gli smalti, come molti smalti della Essie, la prima applicazione fa abbastanza schifo, però poi se lasciate asciugare la seconda applicazione si posa sulla prima in maniera coprente e in maniera piacevole. E niente, quindi questo è pure lo smalto del giorno e ciao, questo outfit è finito, il video è finito, ciao!